If you see any of those baggy pants, so chop the hills. It was huge. Wind. If you know it was a violin to be. Four. Answer the telephone. And if anyone asks. The sailboat and. Please. It could. It was James. Four. It. It. Is like that. Is. It. Could. Mr. Bojangles. Get. Mr. Bojangles. The railroad for these workers and. I reach you. It could. Be. One. Were. The scarf of wear in black and white. It is. It could. This. Frankie. Is about. It could be. One. Frankie. The things on the table. La mia storia. Io no, avevo. Ho fatto una domanda. Io ero. Lui ride. Giornalista. No, per 10 anni ho lavorato come corrispondente per i media francesi a Roma. Facevo un po' tutto, dalla politica al Vaticano, ma anche le storie dei migranti. E nel 2013 ho coperto anche la storia del naufragio di Lampedusa e l'inizio di Mare Nostrum e queste storie comunque che mi interessavano. Quindi da eri, tanto. Eri dentro a tutto e, questo. Sì. E poi mi interessava anche andare a vedere direttamente cosa sta succedendo in mare. Avrei potuto farlo da giornalista, infatti la prima volta che sono salita a bordo ero più diciamo interessata a fare un reportage. Non avevo pensato poi di essere, ma dopo il primo soccorso ho detto no, cioè il mio posto è qua, e io tornare a fare la giornalista, a parlare di pizza, di pasta, di Vaticano, di politica, no, cioè perché qua che sta succedendo è qua la storia che cambierà anche i prossimi anni, e cioè è la storia che stiamo vivendo ora, e dobbiamo capire che non è soltanto una storia di migrazioni, cioè non è una crisi dei migranti, no, è una crisi di valori fondamentali, fondatori dell'Unione Europea, di quello che siamo oggi, perché in Europa non c'è guerra da 50 anni, cioè viviamo bene, però ora questi valori di pace, di rispetto dell'altro, di umanità, di rispettare i diritti fondamentali delle persone, piano piano, cioè, non è più una cosa automatica. E siamo partiti da Palermo, cioè la nave è arrivata da Amburgo a Marsiglia. A Marsiglia c'è stato un evento di lancio. E poi da Marsiglia è andata a Palermo, da Palermo a Lampedusa, e poi da Lampedusa è partita per la Sarzone. E la prima rescue, il primo salvataggio è stato il 7 marzo del 2016. Quindi ad oggi abbiamo accolto a bordo più di 26.000 persone a bordo di questa nave. Sì, 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 è tanto. Sì. E quindi cioè, all'inizio non lo sapevamo che saremmo stati ancora qua oggi, ancora attivi. E la cosa anche molto interessante e importante di questa nave è che non si è mai fermata. Dal momento in cui è salpata per il primo soccorso non abbiamo mai interrotto le operazioni, mai. Il soccorso in mare è regolamentato dalla convenzione SOLAS, una convenzione internazionale che è stata adottata dopo il naufragio del Titanic e che dice che le persone in distress in mare devono essere soccorse dalla nave più vicina. Quindi cioè, tutti i mezzi devono essere messi in moto per salvare le persone, e il salvataggio si conclude al momento in cui le persone soccorse in mare vengono portate in un posto sicuro dove i loro diritti fondamentali verranno rispettati. Però lo sappiamo che in Libia purtroppo questi diritti delle persone non vengono rispettati. Perché? Perché da noi direttamente
non siamo giuristi, non siamo avvocati, però sentiamo le persone soccorse, sentiamo i loro racconti. Quando arrivano a bordo, la prima cosa che ci raccontano sono, cioè, le torture, le violenze, la detenzione in Libia, i kidnapping, rapimenti, estorsione di denaro. È un inferno, gli stupri, tutte le donne che raccogliamo a bordo hanno subito quasi tutte un episodio di violenza sessuale in Libia. I bambini, immaginare i bambini che sono cresciuti, a volte nati in centri di detenzione in Libia e poi cresciuti in questi, in questi posti. E quindi per noi è assolutamente inaccettabile l'idea di che queste persone vengano riportate in questo inferno che ci descrivono. Organizzata, cioè là è la responsabilità degli stati, cioè degli stati europei. Queste persone muoiono davanti alle nostre porte e questa è una cosa inaccettabile. Quando vedi un bambino annegare, cioè un gommone completamente distrutto, e se questa nave non c'era, cosa Grazie. Succedeva? E come possiamo discutere del sì, dobbiamo o no andare a salvarli? Ovviamente dobbiamo andare tutti a salvarli. Il forte di un ragazzo era durante un salvataggio tragico, persone in acqua, tutti bagnati di benzina perché si erano rovesciati i tanks di benzina. E quindi dovevo farli cambiare, fargli fare la doccia, eccetera. E arriva un ragazzo altissimo, piangeva perché non voleva buttare il suo, cioè il suo t-shirt, la sua maglietta, perché c'era messo un filo qua ed era un pezzo di tessuto della sua mamma che era riuscito a conservare, e quindi non lo voleva buttare, piangeva in mezzo a questa situazione. E quindi io ho preso il sapone, gli ho lavato la maglietta e gli ho ridata. Quindi questo, cioè, è un pezzo di tessuto, niente. Poi cosa altro, un giorno un siriano e non abbiamo capito esattamente come è arrivato con un oud, il suo strumento di musica. Ah, sì, sì. E cioè veramente là non abbiamo capito come che avevamo anche soccorso un oud, e poi si è messo a suonare sul deck, e là c'era tutta questa assemblea con nigeriani, africani, bambini, c'erano i siriani, tutte le nazionalità, anche i pakistani. E là ha cominciato a suonare il oud, cioè è una cosa incredibile e sì, folle. Vengo dalla Gambia, ho 17 anni, vivo da Augusta, al centro a Londra. Io sono Osman, un ragazzo di senegalese, ho 17 anni, vivo città Augusta, centro che si chiama Albacea. Ciao a tutti, io mi chiamo Chima. Chima? Sì, Chima. Ho 18 anni, vengo dalla Nigeria, sono qui in Italia da 6 mesi fa. Ciao, io sono Abdul Kader, sono dalla Costa d'Avorio, sono in Italia 7 anni, 7 mesi. Tanto al Bacchiara Augusta. Grazie. Io mi chiamo Ali Traore, sono maliano. E Mali,
e folwenshire de Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Nigérie, Algérie. Et donc, adesso io non parlo italiano. No, provaci, dai, su. Qua. Così. Paese della Nigeria. Ok. Riprendendo il mio paese, Senegal. Il capitale s'appelle Dakar. Il capitale si chiama Dakar. La regale trova all'estremo di West Coast. Ah, cavolo. Andiamo io. Il Senegal si trova in Africa Ovest. A 14 regioni. A 14 regioni. Questa è la frutta di Senegal. Oh. Ah, buono. Mi chiamo. Grazie. Grazie. Noi questo si chiama mango. Buonissimo. Questo è il mio paese, Costa d'Avorio, che confine con quattro paesi. Burkina Faso. Burkina Faso. Ghana. Ghana. Guinea. Liberia. Liberia. E Mali. Cinque paesi. In Ghana? 10 states. 10 stati. Questo è il corridore. Il capitale si chiama Accra. Camerun è uno dei due paesi nel mondo che hanno due lingue diverse, che è l'inglese e il francese. Il 70% del paese sono tutti francofoni e il 30% sono anglofoni. Il rosso nella bandiera della Guinea significa il sangue delle persone morti nella guerra che c'è stato in Guinea. Il giallo significa il risorse che abbiamo. Il verde significa la foresta, rappresenta la foresta. In Gambia, l'economico del Gambia è basato molto sul turismo. Farming is the main activity in Gambia. From June to September is considered as rain season. L'agricoltura è l'attività principale del Gambia e poi da giugno a settembre è considerato come la stagione della pioggia in Gambia. Il viaggio da Sabah a Tripoli è stato anche un'esperienza molto dura, perché normalmente è un viaggio che dura qualche ora, ma noi ci siamo stati 2 settimane per arrivare a Tripoli. Il peggio è che è stato durante il periodo del Ramadan, che noi, io e tutti gli altri, facevamo Ramadan dalla mattina fino alla sera, che arriva il tempo da mangiare, non abbiamo da mangiare, bevevamo solo acqua. E poi è via così, siamo rimasti così per tutto il tempo che il viaggio è durato per arrivare a Tripoli. Ma finalmente sono arrivato a Tripoli, dove là ho continuato l'avventura, ho continuato a lavorare per poter avere i soldi per imbarcarmi.
perché l'unico modo per essere libero è lasciare quel territorio. Quindi ho lavorato, ho avuto i soldi che ci volevano, ho pagato un trafficante che mi doveva fare attraversare, ma lui ci ha portato a mare e poi ci ha lasciato là. Tutto il tempo siamo rimasti a mare là ad aspettare. Io ho provato ad imbarcarmi due o tre volte qui, arrivo là ma non ci arrivo, non arrivo ad entrare nella barca perché c'erano tante gente e il barcone era sempre pieno, quindi ho continuato ad aspettare. Siamo rimasti tutto il tempo a mare ad aspettare senza niente da mangiare né acqua. Noi abbiamo sopravvissuto grazie a Dio, perché tutto il tempo in cui siamo rimasti là bevevamo l'acqua del mare, l'acqua salata, abbiamo solo bevuto l'acqua salata tutto il tempo. Non c'era niente da mangiare, bevevamo solo acqua salata. Fino a quando è arrivato il momento in cui siamo imbarcati. Quando siamo imbarcati, il barcone è partito. Dopo qualche ora abbiamo incontrato, per fortuna abbiamo incontrato la nave italiana, dove ci hanno preso e ci hanno messo a bordo. Io in Guinea ho avuto tanti tipi di diversi tipi di problemi, fino a un certo punto dove un amico mio che mi ha dato il coraggio di andare via, mi ha spinto di andare via. Nel mio paese io giocavo a calcio, quindi lui mi aveva fatto capire che ho molte possibilità quando vado in altri paesi come Mali, avrò una possibilità di continuare questo sogno mio di giocare a calcio. Quindi per questo sono andato via dalla Guinea e sono arrivato in Mali. In Mali poi noi giocavamo calcio sulla strada e l'allenamento lo facevamo sulla strada e poi là ho visto sempre persone che attraversavano quella zona e sono persone che stavano andando tutti in Algeria. Quindi ho continuato a sentire questo Algeria dei ragazzi. Quindi ora proviamo ad andare in Algeria, che vediamo se avremo la possibilità di poter giocare a calcio là. Qualche tre Italia qua. Hai qualche tre Italia. Libica rega qualche tre in Libia. Quindi a qualcuno ha proprio prendere la butta la sera, o la vanno a capo. Durante questo viaggio, quando abbiamo affrontato i ribelli, è stata un'esperienza proprio molto difficile, perché più di una settimana siamo rimasti con loro dove abbiamo subito tutti i tipi di maltrattamento, ma poi per fortuna siamo riusciti a continuare il viaggio. È arrivati in Algeria, al primo posto dove siamo fermati, il trafficante che ci ha portato in Algeria, a me mi sono fermato là perché mi chiedevo i soldi che non dovevo pagare e non avevo i soldi per pagarlo. Quindi mio amico aveva qualcuno che poteva aiutarlo, ha continuato il suo viaggio per arrivare nel capitale dell'Algeria e io mi sono fermato là. Sono rimasto in quel villaggio per due mesi dove ho fatto dei lavoretti per poter
pagare il mezzo per arrivare nella capitale dell'Algeria. Arrivato là, sono rimasto là per un anno, nella capitale dell'Algeria, dove ho lavorato, ma durante quel periodo mi hanno chiamato dalla Guinea che c'era un procuratore egiziano che aveva i contatti giusto per fare giocare i ragazzi nelle squadre, quindi se potevo mandargli il video che avevo, ma a quel momento non avevo più niente perché i ribelli mi hanno tolto tutto. Mi hanno detto anche la migliore cosa che potevo fare è attraversare per arrivare in Egitto, dove avrò molto più possibilità per giocare, perché là hanno un campionato molto, molto organizzato e tutta questa cosa. Ma poi io a questo trafficante l'ho detto che voglio tornare a casa perché mi sono stancato, ho sofferto molto, volevo tornare a casa, ma lui mi ha detto che qua l'unica strada che c'era è attraversare il Mediterraneo per arrivare in Italia, non si può più tornare indietro. Con questo trafficante, dopo l'accordo, poi lui mi aveva promesso che mi farebbe imbarcare per raggiungere l'Italia. E poi non avevo scelta, ma ho accettato di imbarcarmi. Lui mi ha portato a mare, dove mi sono imbarcato. Dopo una settimana mi sono imbarcato per raggiungere l'Italia. Eravamo nel barcone, dopo qualche ora ci hanno raggiunto un altro barcone che era occupato dai ribelli, che ci hanno arrestato di nuovo e ci hanno riportato indietro, ci hanno rinchiuso in carcere. Arrivati là in carcere abbiamo subito tutti i tipi di torture solamente per farci pagare i soldi. Noi che non avevamo i soldi da pagare, venivano i libici da fuori e venivano a comprarci, ci vendevano come le cose, ci vendevano, quindi quello che ti compra tu dovevi pagare i soldi a lui. Ma per fortuna io ero rimasto là, nessuno mi aveva comprato, ho avuto la possibilità di parlare di nuovo con la mia famiglia per fargli capire che sono di nuovo in carcere e dovevo pagare i soldi per uscire. Mia madre era disperata, non aveva i soldi, ma si è fatto prestare i soldi perché ha capito la sofferenza che stavo affrontando dentro quella carcere. Sicuramente più sono quella qua sul mare, prima dopo sul mare, avanti sul mare, tu cambiato il mondo là. Prima la mia prigione ora mi E poi prima che arrivassi questi soldi che dovevo pagare, eravamo rimasti solo 10 persone in quella carcere. Poi è venuto un libico che ci aveva comprato tutti i 10 e ci hanno portato in un altro carcere. Quando siamo arrivati in questo altro carcere, ci hanno spogliato tutti nudi e ci hanno messo in carcere così. Poi di pomeriggio siamo usciti tutti fuori, dove eravamo seduti in fila, ci davano il telefono uno per uno che dovevi chiamare a casa. Dopo qualche minuto, se tu non riuscivi ad avere qualcuno che ti dice che sì, posso pagare i soldi, che mettevano la tua testa nel muro e ti davano calci nella testa e sbattendolo nel muro. Poi rimasti in fila là a chiamare, hanno coltellato uno dei ragazzi in testa, quindi è sanguinato fino alla morte. Io ho vissuto una trauma vedendo una cosa del genere.
dopo tutto quello che ho subito e quello che ho vissuto, stavo diventando pazzo. Poi dopo qualche l'indomani è arrivato questa telefonata che c'era un trafficante che dovevo fare uscire, un ragazzo della Guinea. Poi io avevo un ragazzo che era accanto a me, lui gli hanno sparato in testa davanti a noi e è morto là, davanti a noi. Il peggio è che lui sparava e rideva, sembrava che eravamo, non eravamo delle persone, eravamo un pollo che stava uccidendo. Poi avevamo un pezzo di formaggio al giorno da dividere in due, quindi per 30 giorni abbiamo vissuto in questa condizione. La mia fortuna è stato quando uno dei ragazzi che era con me in carcere è riuscito a pagare i soldi. Mentre usciva io avevo scritto il numero di mio padre. Ho detto mi devi fare un favore a chiamare la mia famiglia e gli dici che sono qua, sto soffrendo. E poi quando lui è uscito ha parlato con la mia famiglia, dopo 5 giorni è venuto qualcuno che mi ha fatto anche mi ha fatto uscire anche a me. Poi mi hanno riportato a mare per imbarcarmi di nuovo. Spiaggia dei Conigli, che fa parte della riserva naturale di Lampedusa, uno dei luoghi più belli probabilmente in Sicilia, ma sicuramente in Italia è uno dei luoghi che negli ultimi anni è anche più visitato per quanto riguarda l'attrazione estiva e non solo. Se vedete alle mie spalle troverete della sabbia bianchissima, un mare corallino da fare in pratica via ai Caraibi. Naturalmente l'isola di Lampedusa è un'isola fantastica, bellissima, naturale, con delle risorse incredibili, ma non ci dimentichiamo che è anche un'isola molto vicina all'Africa, quindi è stata l'isola un po' degli approdi dagli anni 90 in poi dei flussi migratori e continua ad essere un'isola di approdo. E non sono mancate naturalmente i naufragi, le vicinanze di questa isola, alle mie spalle sempre, proprio dietro questo piccolo isolotto che porta poi il nome proprio di Isola dei Conigli. C'è stato uno dei più tragici naufragi della storia dell'immigrazione e del mare. Il 3 ottobre del 2013 persero la vita in 368 ragazzi, proprio più eritrei, ma con la presenza anche di somali. E la barca in pratica naufragò piena notte a qualcosa come circa un chilometro di distanza dalla costa, di 200 miglia dalla costa. E quindi non solo la grande bellezza di questo tratto di costa, ma anche delle tragedie che vanno ricordate sicuramente con le giornate delle memorie, ma qual è il modo migliore per raccontare e ricordare proprio quello che è successo? È quello di cercare di sensibilizzare quanto più proprio le persone, perché l'immigrazione è un fattore che ci riguarda tutti. Siamo stati noi come italiani migranti, l'uomo dalla sua nascita è un migrante e quindi il progetto per cui stiamo qua, il progetto Limbo, ci porta a raccontare delle storie di vita, delle storie purtroppo anche di chi non ce la fa, nel cercare anche di ricordare le loro storie, proprio per cercare un po' poi di sensibilizzare più persone possibile, non solo all'interno delle scuole, ma all'interno delle nostre famiglie, all'interno di tutte quelle quei luoghi dove spessissimo arrivano
delle notizie inesatte, delle notizie che creano allarmismo, notizie che creano paure, ma che poi in realtà sono semplicemente delle notizie che con la conoscenza vengono semplicemente smontate. Raccontaci soprattutto la grande esperienza del 2013, ma poi tutto quello che è. Quella mattina erano le 7 del mattino, mi sono trovato mio malgrado lì in mare, stavamo uscendo, abbiamo visto un po' di confusione, ci siamo avvicinati e ho visto il mare pieno di gente che urlava, questi occhi bianchi che uscivano dalle orbite, questi cesti di capelli neri, quelli sono ricordi che non... non dimentico tanto facilmente, insomma, questa scena così, quindi abbiamo l'unica parola che abbiamo detto è Onter, perché eravamo in due, io e Onter. Su una barca da pesca? Una barca di 5 metri e vita, una piccola barca da pesca, ecco, un piccolo motospeed. Il 3 ottobre del 2013. Quindi l'unica parola che ci è uscita è raccogliamo, cioè, cominciamo a raccogliere, quindi abbiamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto, erano ragazzi tutti nudi, sporchi di gasolio, quindi mi scivolavano quando io Onder era ai comandi della barca e io li prendevo con la mano, molto tempo. Ne avevamo presi 9, 10, no, la barca era piccola, vicino a noi c'era già la motovedetta del capitano di porto, quindi abbiamo segnalato che eravamo in pericolo anche noi perché non ne potevamo mettere più a bordo. Li abbiamo trasbordati sulla motovedetta e quindi poi loro li hanno portati in porto. Due di questi ragazzi che abbiamo preso, l'abbiamo preso proprio per i capelli, perché erano gli unici che avevano i pantaloni, uno aveva solo i pantaloni e l'altro aveva una maglietta. Li ho presi con la cintura dei pantaloni, di peso proprio, li ho presi e li ho messi a bordo come dei sacchi di patate. Che ancora oggi, incontrandomi con gli altri soccorritori, mi dico, ma come facevi a prenderli con una mano sola e metterli a bordo? E poi è finito lì. Che abbiamo trasbordato i ragazzi sulla motovedetta, non pensavamo che ci fosse stata una grande tragedia, che poi del naufragio, non sapevamo niente, quindi abbiamo fatto il giro dell'isola con Onder. Normalmente per noi è stata una cosa normale, ecco, non è che in quel momento lì abbiamo focalizzato che c'era questa grande tragedia, questa grande. Niente. Rientriamo mentre eravamo in navigazione, diciamo, per rientrare, ho chiamato la moglie di Onder, Maura, dicendoci che c'erano più di 70, 80, 100 morti recuperati. E già mi sembravano delle cifre assurde, perché sì, ne avevo visti i cadaveri che galleggiavano intorno alla nostra barca, ma non quelle cifre. Quindi poi continuavamo ancora, perché avevamo deciso di fare tutto il giro dell'isola. Quindi abbiamo perso un po' di tempo, anche abbiamo scaricato un po' la tensione, anche se eravamo tranquilli. Verso le 2:30 mi chiama lei e mi dice che c'erano già 150 cadaveri recuperati. E ci spiega anche che c'è il barcone rovesciato sott'acqua, e si aspettava più di 300 morti. A quel punto lì io e Onder ci siamo guardati, rientriamo, andiamo un po'. Avevamo già previsto di andare in ospedale a chiedere notizie di quelli che abbiamo salvato, perché due o tre di loro stavano veramente male. Avevamo salvato anche l'unica donna che avevamo preso da sola, e volevamo anche sapere notizie della ragazza. Quindi torniamo a casa, andiamo in ospedale, ci rassicurano che stanno tutti bene, quindi le 5 donne sopravvissute stavano bene, erano già al centro. E lì scatta una molla dentro, perché noi da più di 20 anni che aiutiamo questa gente che arriva, i migranti. Però essere coinvolti direttamente ti pone una domanda perché, di più forte, perché scappa questa gente? Perché vengono qui? Quindi poi, sapendo che quelli che i sopravvissuti erano tutti di etnia eritrea e somala, quindi vado nello specifico e mi vado su internet, ormai abbiamo la tecnologia, e mi scarico tutto ciò che è possibile sulla Somalia e l'Eritrea. Io un giorno, la mia passione è l'agricoltura, io ho finito di lavorare, me ne vado in campagna, perché a me la campagna, dedicarmi all'agricoltura, mi rilassa, proprio, sai, ritorno dalla campagna, vado a casa, faccio la doccia, dico a mia moglie, guarda, faccio una passeggiata in via Roma. Quando arrivo davanti alla chiesa dove ci siamo incontrati, vedo un bambino da solo, 10 anni,
mio istinto è subito di avvicinarmi e chiederle come si chiama. Non parlo l'inglese, conosco qualche parolina e un po' di francese così. E dico, what's your name? E lui mi dice Marrakesh. Quando mi pronuncia il nome vedo che il bambino ha una voce rauca, ha qualcosa alla gola, non riesce a parlare bene, sta male. Le faccio capire, piano piano, lo invito a venire al bar con me a prendersi un tè caldo, così. Lui subito dice di sì, viene con me, me lo porto al bar. Io mi prendo il solito caffè perché per me il caffè è l'anima e lui si prende il tè caldo e tutto. Siamo stati lì a parlare, a cercare, cercavo di capire questo bambino e lui mi fa capire che è arrivato dall'Eritrea da solo, appena 10 anni, si è imbarcato, ha affrontato questo viaggio ed è arrivato proprio a Lampedusa. Me lo porto a casa, non potete immaginare la gioia di mia moglie e dei miei figli vedendomi arrivare a casa con un bambino alto così di 10 anni. Tutte le attenzioni su di lui, mia moglie subito la pastina, questo, quello, gli diamo qualcosa per la gola, dico ma con le medicine dobbiamo andare piano perché non sappiamo se il bambino ha qualche allergia, bisognerebbe parlare con un dottore. Dico tu vai al centro domani, aspettami dove ci siamo incontrati che ti vengo a prendere. Ci siamo detti a casa, ma perché non facciamo richiesta per prenderlo in affido, visto che è un bambino di 10 anni? Perché io gli chiedo, Marrakesh, tu ti piace stare con noi, andare a scuola a Lampedusa? Lui ci dice subito, yes, yes. Un bel giorno ci chiama l'assistente sociale, ci dice, state tranquilli, la partenza di Marrakesh da parte del tribunale è stata bloccata. Quanto prima arriverà la comunicazione, andremo al centro a prendere il Marrakesh e ve lo portate a casa. Verso le 11 così mi chiama un amico, mi fa Lillo, guarda che stamattina mi sono trovato alla nave e c'era un bambino che si rifiutava di partire, ma la cosa strana che mi è sembrata che gridava Papallillo, Papallillo, ti cercava. Dico, no, non è possibile, questo è Marrakesh. Subito chiamo l'assistente sociale. Dico, Cristina, ma mi hanno telefonato, mi hanno detto questo, questo, mi fa Lillo, mi sembra assurdo perché mi avevano assicurato che la partenza di Marrakesh era stata bloccata. Mi fa, dammi 10 minuti che chiamo al centro di accoglienza per vedere se Marrakesh è al centro. Non potete immaginare dopo 10 minuti quando mi ha telefonato l'assistente sociale e mi dice che avevano fatto partire il bambino. Ma dove? Si torna? Per la Sicilia. Ah, ok. Non perché ti parte. Noi non sappiamo neanche la destinazione per dove parte questo bambino. Un bel pomeriggio sono in campagna, mi squilla il cellulare, un numero che io non avevo neanche sul cellulare. Rispondo, mi sento chiamare Papallillo, hai Marrakesh. Marrakesh, ma tu come hai fatto a trovarmi? Mi dice Papallillo, io Catania, community, però ora stazione dei treni, treno. L'indomani mi richiama Papallillo, io Milano. Come Milano? Marrakesh, fammi capire, ma tu? Sì, io treno Catania-Milano. Mi dice, io adesso andare in Svezia. Come Svezia, Marrakesh? Ma le problematiche che io non capivo l'inglese erano queste che mi portava a non capire il viaggio che lui faceva. Quella è stata l'ultima chiamata da parte di Marrakesh.
cerco su Facebook e lo trovo. Voi non potete credere quando lo trovo su Facebook la gioia che ho trovato. Subito gli mando la richiesta di amicizia. Non saranno passati non più di 10 secondi, mi vedo l'amicizia richiesta, l'amicizia accettata. Subito le scrivo, lui mi scrive in inglese: mi manchi tanto. Mi ha spezzato il cuore in due. Lo chiamo al telefono in videochiamata, mi metto a fianco una docente d'inglese, dico: tu adesso di qua non ti muovi, perché tu mi devi tradurre il bambino, come sta, come non sta. Alla fine lui vive in Svezia, è stato affidato a una famiglia della Svezia e non fa altro che dire: mi manchi, mi manchi, mi manchi. Quasi l'impressione del recupero di tutte le persone, e solo dopo 2 o 3 giorni nel tentativo di vedere come era in pratica il fondale per capire come tirare l'imbarcazione, perché andava tolta, trovarono i tre corpi che naturalmente poi sono stati sepolti qui a Lampedusa. Che fatto è stato per umano con delle persone che in acqua si passavano uno a uno, sì, i bambini, le donne, tutto così, si lavora e poi camminare tutte queste volte, qui c'erano dalle suore, dall'antrevisale, poi ci occhi, giornalisti e tanta altra gente che era di passaggio, turisti. Nonostante erano le 4 del mattino, c'è stato un passaparola, cioè c'era quasi un allarme della popolazione, sono arrivati tutti là e chi metteva un po' qualcosa di caldo, chi gli dava il telo per il freddo, chi cercava di smettersene in macchina. Awa dololo, awa. Awa dololo, awa. Awa ne ya de bambara na dolo. Awa ne. Thank you.
walau kana fi dunia, walau kana fi dunia, lalia. One name.